Ciao a tutte, benvenute o bentornate all'angolo delle idee. Mamma, come sono felice di vedervi, di essere qui finalmente con una nuovissima diretta. So che siete tutte quante in trepida attesa, quindi vi aspetto e poi iniziamo insieme questo bellissimo progetto che so che siete curiosissime perché mi avete scritto in tante e quindi non vedo l'ora anch'io di farvelo vedere. Spero di essere sempre all'altezza delle vostre aspettative perché so che avete sempre tanta tanta voglia di vedere cose nuove. Vi anticipo già che è a prova di bambino. Mi avete scritto in tantissime, chissà se sarò capace, aspetto di vedere il tutorial ed è giusto. Però credetemi ragazze, è a prova di bambino. Io stessa ho fatto provare mia figlia a fare un po' di righe giusto per capire come fare, come se era una cosa fattibile, anche se sapevo già, ma vi assicuro che è facilissimo e sono ancora più contenta di dirvelo perché magari non è detto che un lavoro bello sia difficile, ok? Noi cerchiamo sempre di trovare il giusto equilibrio, bello che faccia tanta bella figura, ma facile da fare ragazze, facile da fare l'effetto wow. Grazie, questa è la borsa che vi faccio vedere oggi. Come ho già detto, perché noi sullo stato di WhatsApp vi aggiorniamo un po' in tempo reale in maniera un po' più intima, vi avevo detto che ovviamente oggi non faremo tutta la borsa, ma non perché sia complicata, perché è un po' lunga da fare, cioè c'è tutta la rete da rivestire. Quindi faremo le prime righe giusto per capire, poi è sempre quella, vedete che la storia è sempre quella. Innanzitutto partiamo, non è uncinetto, ok? Non è ferri, non è nessun telaio strano particolare, non serve nessuna abilità particolare, questo lo devo dire e lo dirò più volte. Quindi andate tranquille. Chi non è capace di fare niente, diciamo così, perfetto, questa vi assicuro che riuscite tranquillamente. Perché? Adesso vi spiego. Intanto guardate che meraviglia di colori, io spero di aver azzeccato, questi sono i miei colori, quindi spero di aver azzeccato la gradazione giusta, ma penso di sì perché mi avete scritte in tantissime, veramente sono contenta, molto molto molto. Però io qua vi ho preparato una cesta con dei kit che vi abbiamo già abbinato dei colori che poi vi farò vedere, quindi ve li abbiamo già abbinati, non focalizzatevi semplicemente sul campione perché il filato mantra, che è una microfibra molto leggera e molto morbida, ecco, anche al tatto, ha dei colori fantastici e quindi figuriamoci se non ci siamo divertite ad abbinare le varie gradazioni. Vi ho già caricato tutto quanto nel nostro shop online, per chi non ci conosce, io sono Elena e abbiamo il negozio a San Bonifacio in provincia di Verona, si chiama L'Angolo delle Idee, giusto per darvi un'idea di quello che facciamo di solito, e abbiamo il nostro shop online, l'angolodelleideeshop.it, con caricato questo che è l'ultimissimo, l'ho caricato proprio pochi minuti fa, nel nostro sito, spediamo in tutta Italia, andate tranquille che poi noi vi prepariamo tutto e vi mandiamo il prima possibile velocissimo a casa vostra. Chiusa parentesi, cosa facciamo oggi? Per chi non mi conosce portate pazienza, ma io continuo a parlare e chiacchierare, ma devo dirvi un sacco di cose. Allora, questa è la nostra base su cui andremo a lavorare il nostro filato mantra. Che cos'è? È una rete, ok? Ecco perché nel quiz post che vi ho fatto sui social vi ho messo cestino piuttosto che un tappeto, una borsa. Allora, questa diciamo che nasce prevalentemente per fare una borsa ed eccola qua. Si piega così, questi sono i miei bei laterali. E questa va in questo modo ed è già pronta, ok? Queste sono le misure, questa verrà così, ma nulla toglie che potete fare semplicemente con la stessa rete semplice e dritta, potete creare il vostro cestino piuttosto che il tappeto. Allora è già sagomata, ok? Quindi non dovete stare a tagliarla, fare misure strane eccetera, è già sagomata, voi dovete andarci dietro semplicemente ricamando su questi buchetti. Con cosa? Con questo fantastico aghetto che tantissime di voi ce l'hanno già perché noi lo utilizziamo spessissimo, vedete che ha la cruna in silicone trasparente, ecco, è venduto così in confezione da 3 pezzi, c'è questo qua che è quello più sottile che io vi consiglierei di usare per questa rete, un po' più grosso e un altro po' più grosso e anche un po' più lungo, ma questo fino diciamo che va benissimo. Questo io lo uso in tutti i miei progetti per saldare i fili quando lavoriamo a ferri e uncinetto, quindi tantissime di voi so che ce l'hanno già perché nei miei video lo uso sempre praticamente. Questo è il filato mantra, è una microfibra che in realtà si lavora tranquillamente ad uncinetto, noi abbiamo fatto tanti progetti con questo filato e li trovate anche sul nostro canale YouTube, se voi scorrete giù i vari video che ne abbiamo fatti veramente tantissimi, questo filato si lavora ad uncinetto con il numero 4, giusto per farvi capire. La cosa bella che vi devo dire anche è che per fare questa borsa, questo è il gomitolo per farvi vedere l'effetto, questo è il gomitolo intero, ok? Questo è quello che io ho avanzato dalla mia borsa, quindi veramente
Non dico che potete farne un'altra con un kit, però secondo me anche sì, non ho provato, però ne ho avanzato veramente tantissimo. Ecco, infatti ha detto, ho fatto tantissimi cestini. Il cestino fatto con il mantra è uno dei progetti assolutamente più semplici, se siete le prime armi, più veloci da fare e che dà tanta tanta soddisfazione. Andate a scorrere giù e se non l'avete ancora fatto mettete iscriviti al canale, che così ogni volta che mettiamo dei video tutorial o delle dirette siete aggiornate, anche perché adesso in questo periodo siamo a fine agosto, ma settembre per noi è un periodo fantastico perché cominceremo con le dirette ogni settimana e ragazze ne abbiamo da farvene vedere di tutti i colori. La catena vi ricordo che è l'unica cosa che non abbiamo inserito nel kit. Perché? Perché uno può tenerla a mano, una può avere una catena di un'altra borsa da utilizzare, da riciclare, insomma assolutamente sì, e non l'abbiamo inserita proprio perché abbiamo vari tipi di catene, poi ve le faccio vedere, quindi poi ognuna può scegliere in base a quello che preferisce. Ecco, quindi l'idea del kit è la rete, che è assolutamente fondamentale, tre colori di mantra in base ai kit che abbiamo preparato, gli anellini, questi servono se dovete attaccarci la catena, e il gancio, che questo qua è fantastico. Ah, e anche il feltro dentro, ovviamente, per fare, perché mica è finita così, e l'abbiamo anche rivestita, ragazze, cioè. Questa è passeggiata in giro e vi dicono, ma dove hai comprato questa borsa? L'ho fatta io. Bene, Maria Teresa dice, sto decidendo il colore. Ma guarda, tanti auguri, perché veramente è difficile, difficile. Comunque sono sicura che sarà, se chi la fa, una di tante, perché veramente poi vi prende e lo so già. Allora ragazzi, adesso vi giro la telecamera, io inizio. Questa è la rete, dicevo, già sagomata, non dovete pensare a niente. Iniziamo dalla parte dove c'è questo gancetto, che poi alla fine andremo a togliere perché non mi interessa, noi ci mettiamo il nostro gancio, ma almeno voi avete già la parte dove iniziare. Iniziate da questo punto, vedete, questa è la parte più bassa e in realtà è la parte davanti della nostra borsa. È la parte questa qui. Poi va su, 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 su e vi fate tutta quanta la parte davanti. La lavorazione è sempre quella, ecco perché oggi farò soltanto la prima parte, perché poi si ripete per tutta la borsa. Io comincio con il mio filato chiaro, giusto per darvi un attimo l'idea, faccio un paio di nodini uno sopra l'altro perché mi serve proprio che non scivolano giù dal buco, no? Quindi inizio con un pezzettino di filato, qua più filato prendete meglio è, però è anche un po' una scocciatura continuare a tirare tutto sto filo, quindi io direi che 2 metri più che sufficiente, poi alla volta. Poi ovviamente dovete fare delle aggiunte, questo è inevitabile, io ho riempito la mia borsa di aggiunte ma poi vanno nascoste. Laghetto, questo qua, che in realtà non ha un nome, mi sembra di aver letto prima qualche messaggio, non ha un nome specifico, è un ago tipo passalana, ecco, un ago, vedi, questo qua va benissimo anche per passare l'elastico nei pantaloncini dei bambini, adesso mi viene in mente questa idea qua, perché ha la cruna bella grande e può passarci la lana piuttosto col cotone eccetera. Noi lo usiamo tantissimo, io ve lo consiglio davvero, perché poi quando facciamo anche i nostri video eccetera lo uso, quindi ecco, non è una cosa che la prendete e lasciatela, al di là di questo progetto che è fondamentale. Allora ragazzi, iniziamo così. Dobbiamo lavorare l'interno dei nostri buchetti, lascio questo spazio che poi servirà per unire, ok, per attaccare il laterale e la parte davanti. La parte qua io inizio subito dal primo perché poi mi servirà sì un pezzettino per fare tutto il bordino, che è quello qua, vedete, però è sufficiente perché io riesco a entrare tranquillamente 2 volte dentro lo stesso buchetto e mi piace che sia così. Allora iniziamo da sotto, non c'è un dritto, non c'è un dritto della rete, andate tranquille, iniziamo da sotto e tiriamo, dobbiamo praticamente ricamare sopra questa retina. Il mio disegno che ho realizzato qua è un susseguirsi di 5 righe, 5 quadrettini, quindi io comincio a contare 1, vedete bene? 1, 2, 3, 4, 5 e dentro giù nel quinto quadrettino tiro. Ho usato soprattutto questo filato perché mi copre perfettamente la rete. Io se non ve lo dicevo, o se voi non lo sapevate, insomma, ovviamente, non sapevate che qua sotto c'era una rete, ok? Perché questo filato la copre perfettamente. Se avete anche un altro tipo di filato, l'importante è che sia abbastanza grosso da coprire. Non va bene il cotone, quello fino, per farvi capire. Allora, 5 quadrettini. Il secondo passo è 4, quindi 1, 2, 3, 4. Io entro dentro questo qui, perché adesso vi faccio vedere.
abbiamo pochissimo scarto di filo. Se io entro lì, vedete? Abbiamo solo questo pezzettino. E io torno giù alla fine, all'inizio della mia righetta. Ok, poi ovviamente entro su qua, adesso dovrei fare 3, non entro su di qua perché mi mangio un pezzo di filo dietro, no? Io sono molto per il riciclo, quindi evitiamo di sprecare. Ok, andiamo giù, 1, 2, 3 e torno giù. È tutto così, ragazze, sembra proprio di ricamare, ok? Allora 5, 4, 3, 2. E ho finito il mio mezzo disegno. Ricomincio sempre da qua sotto e mi calcolo 1, 2, 3, 4, 5, ritorno su. No, scusate, 1, 2, l'ho già fatto, 1, 2, 3, scusate. Torno su a 4. È tutto un saliscendi, no? E vado giù alla fine. Torno su. Ok, ho fatto 2, 3, 4. Adesso 1, 2, 3, 4, 5. 5 è il massimo del mio quadrettino. Dobbiamo crearci la base, ragazze. Poi vi assicuro che andando su con i prossimi colori non dovete neanche star lì a contare. Ma adesso dobbiamo creare una base. Torno su e faccio 4. Dai, l'avete capito, no? Fatemi sapere se sono riuscita ad arrivare giusta con la spiegazione. Torno su e faccio 3. Torno su e faccio 2. Grazie Antonella, perfetto. No, perché magari io do per scontato, ma è giusto che voi mi dite, guarda, non ho capito niente. Sono qua apposta. Allora, adesso purtroppo sembra brutto da vedere, ma vi assicuro che poi una volta finita questa è la lavorazione, no? Questo è metà disegno, questa è la prima piramidina. Adesso siamo arrivati qua a 2, torno su. Questi sono 2, adesso devo fare 3, 1, 2, 3. Torno su dal 4, faccio sempre uno in più fino a 5, no? Torno giù. Ecco, vi chiedo soltanto di avere 1, 2, 3, 4, 5. Viene poi automatico a capire 2, 3, 4, 5, ecco, perché è sempre un quadretto in più. Qua adesso non vado avanti, sono arrivata a 5, torno indietro e faccio 4, 3, 2. Non faccio 1, 4, 3, 2. Bene. Quello che volevo dirvi è che mi sono già dimenticata, aspetta un attimo. La prima riga, ecco, è un attimo un po' più, come si dice, laboriosa, perché dobbiamo star lì a creare appunto la nostra base, però come vedete potete farlo tranquillamente sul divano, in spiaggia o senza tante accortezze, perché è molto molto schematico ed è anche facile da intuire, ecco, molto intuitivo, ok? Allora, abbiamo fatto mezzo, io l'ho cominciato così per non trovarmi poi male alla fine, io vi consiglio di fare così, la prima piramidina, la seconda piramidina e via dicendo. Ditemi se avete capito la storia, qua adesso siamo a 2, io torno su e faccio 3, poi faccio 4, poi faccio 5 e torno in giù 4, 3, 2. Questa è la storia che dobbiamo fare per tutto il giro fino ad arrivare alla fine. Questo è il gioco che ho fatto fino adesso e sono arrivata alla fine, mi manca l'ultimo punto, ok? Rimetto il mio aghetto e faccio l'ultimo punto. Dove capita, capita, perché poi il bello è vedere l'effetto finale così, poi non è che una vede l'inizio, la fine, eccetera. Eccolo qua, quindi adesso sono arrivata alla fine, io fatta finisco con 1, 2, 3, 4, torno giù e finisco il mio giro. Ok, cosa faccio adesso? Devo cambiare il colore. Ah, un attimo, nulla toglie che una può farlo monocolore, vero? Cioè, con questo disegno o chissà con qualche altro disegno poi ci inventeremo, ma una può dire mi piace tutta nera. Ok, lo fai lo stesso identico disegno, puoi crearla anche tutta nera, per farti un esempio. In questo caso continua senza cambiare il colore, altrimenti come in questo caso, che secondo me è proprio il bello vedere la gradazione così a spina di pesce, lasciamo un attimo in sospeso il nostro beige, arrivo,
Lasciamo in sospeso il nostro beige, recuperiamo l'aghetto, questo lo lasciamo proprio lì così, e prendiamo l'altro colore. Nel mio caso prendo il beige, quello leggermente più scuro rispetto al panna, che è il mio ecru. Taglio il mio solito pezzo, diciamo sempre circa 2 metri, poi veramente se vi dà fastidio la quantità esagerata di filo che avete preso, prendetene meno. E all'interno ci saranno un sacco di aggiunte, non vi preoccupate, ok? Qua, come se fosse l'inizio, ricominciamo con i nostri 2 nodini, io ne faccio 2 perché voglio essere sicura, ok? Il nostro aghetto, ok, qua ricomincio con un altro colore. Allora, vi ho detto prima che mi serve questo spazio per poter fare l'attaccatura. Se voi volete arrivare fino in fondo, tranquille, ci passate tranquillamente 2 volte dentro un buchetto, perché poi ci serve, lo vedete nel video, come fare l'attaccatura. Nel mio caso lo lascio proprio libero. Quindi adesso cosa faccio? Questo è il mio finale, diciamo, no? Mi prendo da questa parte qua, che è leggermente un buchetto un po' più strettino, ma ci passa l'ago, non vi preoccupate. Sforzate un attimo, ecco perché poi la cruna, essendo morbida, vi aiuta a rientrare. Adesso il gioco è contare sempre 5. Perché? Perché la mia base me la sono già creata, no? Allora, questo dovrebbe essere... dobbiamo farlo partire praticamente da qua, ma io sono qua vicino, quindi questo, l'unico che sarà 4 è questo, perché il 5 sarebbe stato da qua sotto, però io non riesco a entrare. Anzi no, questo qua sarebbe stato, aspetta un attimo, 1, 2, 3, 4, quindi sarebbe stato lì. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, questo arrivo qua e questo arrivo giù. Quindi l'unico che conto 4 è questo, perché inizio. Voi dovete sempre contare 5 adesso, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e dentro lo stesso buchetto del beige, ci passa 2 volte tranquillamente. Non dovete più fare 5, 4, 3, 2, perché vi viene in automatico, avete già creato la base. Questo rientro dentro a questo qua vicino, anche qua non fate, aspetta che vi faccio vedere dietro, anche qua non fate... 1000 passaggi, insomma, sprecate un sacco di filo per niente. Dove siete uscite, rientrate lì vicino da quello lì. Adesso vi faccio capire meglio. Allora, facciamo finta che dobbiamo sempre contare 1, 2, 3, 4, 5. Vedete che vi viene in automatico quello più basso? Avete creato la base. Adesso questo è quello più basso, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Dovete scendere giù di 1. Uno, due, tre, quattro, cinque. Contate le prime volte, giusto per avere un attimo l'idea che state facendo la cosa giusta. Uno, due, tre, quattro, cinque. Rientro da qua. Ecco perché vi ho detto che, a parte essere facilissima, ma non serve nessuna abilità particolare. Se voi andate giù è sempre 5. Uno, due, tre, quattro, cinque. Non dovete più star lì a contare. E non serve davvero nessuna abilità. 1, 2, 3, 4, 5. Vedete che andate giù tutte le volte? Vi si è già creato il disegno. Tutto qua, ragazze, tutto qua. Veramente di una semplicità unica. Vedete, adesso sono qua così, questo è andato giù, 1, 2, 3, 4, 5, vado su di una. Che ne dite? Vedete la semplicità? Adesso io vado avanti sempre con 5, quando arrivo in fondo ho l'altro colore, quindi in questo caso ho il mio tortora scuro. Mi prendo un altro pezzettino di tortora, sarò dalla parte di là ovviamente e faccio come ho fatto fino adesso con questo. Calcolo sempre 5, lascio sempre il bordino laterale che poi mi servirà per attaccarmi con questo. Se invece volete proprio andarci addosso, proprio sopra questo qua bordino laterale, non vi preoccupate, perché poi si può tranquillamente passare 2 volte dentro lo stesso buchetto. Il mio bordino è fatto così. Questo l'ho tenuto singolo, quindi poi ci sono passata dentro 2 volte. Lo vedrete poi nel video successivo, non vi preoccupate, vi faccio vedere ogni minimo passaggio. E qua invece ho preso un buchetto di qua e un buchetto di là, è venuto fuori il bordo un po' più spesso, perché mi piaceva l'idea che ci fosse il bordo un po' più accentuato. Cosa facciamo? Andiamo avanti, io ho fatto così, poi ognuno fa come crede. Io sono andata avanti proprio alla sagoma, quando sono arrivata qui sono andata dritta, perché volevo che i laterali, vedete, fossero diversi. Non vi preoccupate che vi faccio vedere tutto quanto nel video successivo.
Vedete, io sono andata avanti dritta, quindi non ho più fatto, non ho più seguito la sagoma, sono andata avanti dritta, ho continuato, qui invece ho iniziato a seguire la sagoma ancora e ho finito tutta la mia borsa. Ragazze, mi dispiace non farvela a toccare al tatto, ma vi assicuro che questo filato è veramente molto molto bello anche al tatto, da toccare, è morbidissimo. Una volta finito il tutto si fa il bordino e si attaccano i laterali, si attaccano anche i gancetti eccetera, prima, finché la borsa è aperta, incollo, quindi non ho usato nessun tipo di cucitura nel mio caso, ma se una piace cucire ovviamente a mano, si dà un puntino e si incolla anche la fodera all'interno. Noi abbiamo messo un pezzo di feltro, poi questo è quello che c'è nel kit, se invece avete della stoffa eccetera potete usare tranquillamente quello che volete. Il feltro per noi non sfila ed è più spiccio anche per chi ha le prime armi. Se invece siete pratiche di macchina da cucire piuttosto che appunto di cucire a mano, vi fate con il cotone la bella sagomina uguale identica alla sagoma della rete e vi create la fodra. Il gancio va messo alla fine di tutto, quindi basta semplicemente inserirlo, adesso ve lo faccio vedere. Il gancio è così, vedete? Ha le graffettine, quindi è molto spiccio perché va semplicemente incastrato dentro la rete. Ci sono queste due, ve lo faccio vedere sempre, non vi preoccupate, nell'altro video. Queste graffettine qua sono da inserire all'interno in modo che blocchi il tutto. E la parte invece qui sopra ci sono delle vitine da attaccare con un piccolo cacciavite. C'è tutto dentro nel kit e ovviamente il gancio è completo di tutto. Ecco qui, una volta arrivati a questo punto, vedete che io ho fatto tutte quante le mie giunture perché è inevitabile mettere tutti quanti i fili per riuscire a fare un lavoro perfetto. Lascio questo spazio, questo filo, per fare tutto il laterale. Quindi mi attacco già con un nodino, mi prendo il mio ago e passo attraverso la lavorazione. Ecco qui. Ho preso un bel po' di filo perché voglio fare meno giunture possibile. Entro direttamente nel primo buchetto, conto fino alla metà e vengo giù. Questo lo farò monocolore laterale, quindi poi ritorno su dal buchetto vicino e mi faccio un'altra strisciolina tornando indietro. Quindi mi farò praticamente due righe. Torno su dal buchetto vicino e rientro da quell'altro. Adesso ti faccio vedere. Lavorerò prima di qua e poi tornerò indietro dall'altra parte, in modo che vengano fuori appunto due righe. Sono andata un po' avanti, comunque è sempre così. Una strisciolina di qua, una strisciolina di là. Stavolta vado proprio nell'estremità dei buchetti, non lascio nessuno spazio e poi faccio la stessa cosa dall'altra parte. Ora prendo il pezzo di feltro che c'è all'interno del kit, ci metto sopra la rete e con la matita ci faccio tutto quanto il contorno esatto, proprio come viene. Ritaglio e incollo con la colla per tessuto, che è perfetta perché non macchia e non fa spessore, alcuni punti, questi dove vedi il fondo e leggermente sopra in alto, non incollarlo tutto, non fare i laterali per il momento, appena appena questi punti qua dove ti faccio vedere. Incolliamo il tutto, perfetto, schiaccia bene così almeno siamo sicuri che il fondo e appena appena le due parti sono incollate, non ci pensiamo più. A questo punto devo cucire i laterali in modo che si uniscono i vari pezzi, no? Quindi entro dentro prendendo la parte, diciamo, della borsa e faccio come un bordino, una volta di qua, una volta di là. Allora, qui nella borsa vedi che avevo lasciato un buchetto, mi devo aiutare piegando un po' la borsa, entro ed esco, tiro bene. Ecco, mi aiuto così, poi ti faccio vedere che userò anche dei, si chiamano marcapunti, ma li utilizzerò soltanto per tenere ferma la base. Intanto mi cerco di farmi spazio
Perfetto. E cerco di chiudere un po' la rete, così, tutto intorno. Questo è l'effetto finale che risulterà una volta completato il tutto. Vado avanti, mi faccio tutto il bordo e poi passo dall'altra parte. Questo qui lo facciamo dopo. Intanto andiamo avanti, che così vedi anche tu l'effetto di come viene fuori. Vedi, sono arrivata a questo punto, ma vado oltre. Adesso prendo semplicemente solo la borsa, non più il laterale perché ho finito. Vado avanti prendendo sempre da dentro, da dietro, verso di me e mi faccio tutto quanto il laterale. Questo è molto semplice, molto più spiccio e veloce. Questi sono i marcapunti, eccoli qua, delle piccole graffettine colorate, sono fantastiche perché mi permettono di incastrarmi perfettamente, eccolo lì, lo chiudo e si blocca, così nel frattempo comunque mi rimane ferma tutta la borsa. Adesso io ne metto 2-3 giusto perché stiano fermi, mi faccio la misura di come dovrebbe venire il laterale sulla borsa e blocco il tutto. Vedete che adesso è molto più facile perché il laterale rimane fermo. E poi io andrò avanti con la mia cucitura e mano a mano toglierò il marcapunto. Se non avete i marcapunti, nessun problema, potete usare delle semplici graffettine, quelle da ufficio che fermano le carte, oppure anche il filettino di ferro, quello da chiudere i sacchetti del congelatore, no? Lo mettete dentro e lo avvitate un attimo, lo girate in modo che si blocchi il tutto, o anche semplicemente un filo e fate un nodino giusto per tenere fermo un po' la lavorazione della rete. Ora è il momento di mettere il gancio di chiusura. Quindi questo va incastrato direttamente al centro della borsa. L'altro pezzo invece va incastrato sotto, quindi mi faccio la misura di dove deve andare, eccolo qua, con queste piccole graffette vanno incastrate direttamente proprio nella borsa, mi faccio la misura. Ok, questo lo premo e lo incastro direttamente. Attenzione che io il feltro all'interno non l'ho ancora incollato fino in fondo, eh? Quindi qua avrò il feltro che è ancora staccato, quindi lo nasconderò poi, le graffette le nasconderò nel feltro. Vedete? Eccolo qua. Ci vanno questi gancetti di metallo per bloccare le graffette e poi le apro. 1, 2. Ci metto l'altra graffettina e la chiudo. Questo è il risultato finale. Queste vitine invece, queste piccoline, servono per bloccare il gancio iniziale, quindi con un piccolo cacciavite avvito queste vitine nei buchetti. Ottimo, finisco la mia cucitura qua sopra, non vedo l'ora di vederla finita ragazze, non vedo l'ora di vederla finita, sta venendo veramente un bijou. Qua attacco sempre con 2-3 punti l'anello, che poi attaccheremo la catena praticamente per fare la tracolla. Ok, vado dentro e fuori e attacco questo anello dorato in abbinata con il gancio. Poi incolleremo bene il tutto una volta finito. Qui per saldare il filo ci faccio un nodino che poi andrà nascosto ovviamente sotto il feltro. Adesso invece devo andare avanti e finire la mia cucitura. Okay, mi attacco il laterale, perfetto. E finisco la cucitura di tutta la borsa. Ragazzi, eccola qua, finalmente la mia borsa è finita. Gancio l'interno della borsa,
Tutti i fili sono stati nascosti dal feltro, quindi non c'è più niente che si vede. Questo è il mio laterale col gancetto, il fondo, l'altro laterale, bella, morbidissima. Poi il mantra è stupendo anche proprio al tatto, una mano bellissima. Attacchiamo la catena, dai. Allora, noi abbiamo varie possibilità di catene, quindi quella piatta classica di varie misure, questa che è nuovissima e mi è piaciuta molto. Puoi usare qualunque catena. Io adesso userò questa qua nuova perché mi piace di più, voglio vedere l'effetto finale con questa. Allora, questo è un anello che va aperto in questo modo con due pinze. Aiutatevi con due pinze, va aperto così, mi raccomando. Lo incastrate direttamente nell'anello che avete attaccato alla borsa e richiudete l'anello. Ci vogliono circa 1,20 m di catena per fare la tracolla. Aprite l'anello dell'altra estremità e richiudetelo sempre con le pinze piatte, perfetto. E voilà, eccola qua, bellissima questa catena, mi è piaciuta molto e volevo proprio metterla su questa borsa perché vedere l'effetto finale così come sta. Bella, bella, bella. Che ne dite? Benissimo, allora, che dirvi? Io spero di avervi fatto vedere una cosa, magari non nuova, perché non è una cosa nuova, sono sicura che tanti di voi l'hanno già fatto, ma quindi spero di avervi aiutato a farvi vedere una cosa semplice, ma sicuramente di tanto tanto effetto, e chissà che poi magari non ci arrivino altre basi di misure diverse, per cose diverse, che con dei disegni diversi si possono creare veramente tantissime cose, perché è una specie di ricamo molto molto semplice. Bene, io vi saluto e vi aspetto, scrivetemi i commenti qua sotto perché sono curiosissima di leggervi. Un abbraccio e buona giornata a tutte quante. Grazie per essere stata con me. Ciao!